Cioè che fra 30-40 anni ci sarà ancora una comunità che si riconosce all'interno, che si riconosce uno Stato italiano, se riusciremo a far sì che le famiglie che già esistono e che si costituiscono possano fare dei figli. Quindi, signor Presidente, noi riteniamo fondamentale approvare, e mi avvio alla conclusione, un ordine del giorno, No, deve proprio concludere Invernizzi. un A ordine 8 del giorno di questo secondi. tipo per le motivazioni che ho espresso. Grazie. Grazie, è scritto a parlare l'onorevole Ermini, ne ha facoltà. Grazie signor Presidente, soltanto perché voglio ricordare di aver avuto la fortuna di collaborare insieme al Presidente Renzi e a Alessia. Ed è stata un'esperienza bella perché Alessia ha vissuto la sua vita in modo aperto, limpido, chiaro. E credo che quando facciamo questi dibattiti sarebbe bello poterci qualche volta anche metterci nei panni degli altri. Nessuno di noi ha la verità in tasca, però credo che la vita insegni davvero qualcosa se tutti noi siamo in grado di capire e di valutare in modo sereno e disteso tutto quello che avviene vicino a noi. La vita di Alessia è stata difficile, non perché nascondesse quello che era, anzi lo portava con orgoglio, lo diceva perché credeva e noi tutti le siamo stati vicini in quella battaglia. Purtroppo ha perso la battaglia più importante, quella che l'ha condotta poi a non esserci più. Però ecco, sentire oggi queste cose un po' dispiace, perché per attaccare il Presidente del Consiglio si debba ricorrere a questi mezzucci, sinceramente ci fa un po' dispiacere. Mettiamoci dalla parte di tutti. Mettiamoci dalla parte di tutti, cerchiamo di comprendere gli altri e forse si direbbero anche meno stupidaggini. Grazie. Grazie a lei. Pongo in votazione il dispositivo dell'ordine del giorno Invernizzi numero 28. La parere contrario del Governo, la votazione è aperta. Latronico. Realacci. Chi altro non riesce a votare? Realacci ha votato. Turco. Binetti. Ok, abbiamo dato tutti? Turco ancora non riesce a votare. La votazione è chiusa. Presenti 503, votanti 493, astenuti 10, maggioranza 247, fuori 147, contrari 346, la Camera respinge. 29 Molteni, parere contrario del Governo, onorevole Molteni. Grazie Presidente.